Teodoro La Monica, oggi 22 ottobre, è indice una conferenza stampa. Perché, Teodoro? Perché sei sceso in campo? Se vuoi scendere in campo, qual è la motivazione che ti ha indotto ad essere qui e pensare ad un futuro a Gioiosa Marea? Ma la motivazione che mi ha indotto è quello di aver riflettuto in questi mesi, in questi anni, che Gioiosa Marea è un paese fermo. Io volevo con oggi, diciamo, rilanciare la possibilità che con il contributo di tutti i cittadini si possa costruire un progetto che veda Gioiosa ritornare quella che è stato negli anni passati, ma guardando al futuro ritornare ed essere il paese splendente che è dal punto di vista anche della posizione geografica. Io credo che le condizioni ci sono. Per fare questo però c'è bisogno di un processo lungo. Noi guardiamo al 2017, alle elezioni, e costruendo un progetto che parte dalle persone, dalle singole persone. Non bisogna lasciare nessuno intentato e coinvolgere tutti. Io penso che bisogna uscire dalle solite modo di fare la politica, che molto spesso poi tutto si decide nelle stanze. Io credo che questo processo, e oggi parte da qua, che può essere questo bar, che è un bar centrale, si girerà in tutti i locali della città, ma anche delle contrade. Quando dico la città dico tutti i luoghi anche sperduti di Gioiosa Marea, per chiedere a ognuno, sia giovane, sia gli anziani, sia alle persone, sia agli imprenditori, sia alle forze sociali, cosa pensano di Gioiosa Marea e quale deve essere la possibilità di crescita. Io oggi vedo molta sfiducia anche nelle persone comuni. Questo bisogna superarlo. Io credo che sia importante che le persone capiscano che oggi Gioiosa Marea ha bisogno di tutti noi e ognuno deve sapere quello che può fare anche singolarmente per questo paese. Teodoro, quello che tu dici ovviamente fa parte di una presa visione, ecco, questo è quello che tu hai percepito, ecco, nei cittadini gioiosani, ma qual è il futuro che tu prospetti? Su che cosa si basa? Intanto si basa fondamentalmente sullo sviluppo economico. Lo sviluppo economico di Gioiosa non può passare prima di tutto per il turismo. Il turismo a Gioiosa Marea è venuto meno in questi anni, anche se gli alberghi sono stati pieni quest'estate per molti periodi, è un turismo che non vive Gioiosa, che non cresce Gioiosa e il livello stesso si è abbassato. Io credo che rispetto a questo è importante che ci sia anche la ricchezza per Gioiosa e per la ricchezza collettiva. Per fare questo c'è bisogno di rilanciare anche il commercio a Gioiosa Marea e quindi per questo dico discutiamo con tutti e ognuno faccia quello che... C'è bisogno di investire anche nel commercio e anche in altri settori fondamentalmente del nostro paese. Per fare questo c'è bisogno di crederci e per crederci bisogna creare le condizioni anche positive nei confronti delle persone. Quindi io credo che ognuno deve fare qualcosa per Gioiosa Marea, che è un fatto sicuramente importante e determinante. Il tuo progetto vuol mettere fine a questo periodo di stasi di cui tu parli per dare nuova linfa e nuova vitalità a Gioiosa Marea. Gioiosa Marea è un paese dove, che è stato il fiore all'occhiello della costa tirrenica e che vuole è ritornare a vivere. Sì, questo hai interpretato bene, diciamo, il pensiero. Io credo che bisogna con fiducia creare le condizioni anche della felicità delle persone, perché la felicità molto spesso è un concetto che in economia è importante. Quando uno affronta le questioni guardando con felicità si affronta meglio, si affronta gli investimenti, si crede in possibilità. Io parlando con imprenditori in questi giorni, ci sono alcuni che vorrebbero anche investire su Gioiosa Marea, molto spesso ma vale la pena, non vale la pena, creare le condizioni, quindi per questo un processo che parte, di discutere liberamente, di dire a ognuno quello che pensa, tutti i pensieri dal punto di vista e partecipare a questo processo collettivo, credo che possa servire a dare fiducia e che la cosa importantissima è creare la condizione per lo sviluppo a Gioiosa Marea. Grazie Teodoro. Grazie a te, grazie a voi.